Siamo presso l'ADOC di Brindisi con l'avvocato Rossana Palladino, che è la responsabile dello sportello bancario e sovraindebitamento. È uno dei vari sportelli di ADOC Brindisi. Ma a questo punto, prima di addentrarci appunto nelle singole attività proprio pregnanti, diciamo, di questo sportello, ecco, occupiamoci, presentiamo proprio l'attività dell'ADOC attraverso i vari sportelli. Sì, e buongiorno, sono Rossana Palladino e dell'ADOC Brindisi, responsabile appunto dello sportello bancario e sovraindebitamento, che è uno degli sportelli tematici aperti dall'ADOC negli ultimi 10 anni. L'attività dell'ADOC Brindisi è organizzata e strutturata con degli sportelli che sono relativi a una serie di attività e di argomenti. Ci sono quelli che sono più dettagliatamente consumeristici, quindi dedicati alle controversie relative alle utenze, al discorso delle utenze, al discorso del contenzioso tributario. Ci sono gli sportelli che sono tematici su alcuni conflitti sociali che magari si possono evolvere in determinati momenti storici. Per esempio, in questo momento abbiamo ritenuto necessario aprire lo sportello Arneo, perché è venuto prepotentemente alla ribalta il contenzioso appunto con il consorzio di bonifica. C'è lo sportello che si occupa delle controversie con le pubbliche amministrazioni e con gli enti locali, tutto il discorso che è relativo alle controversie sull'IMU, sulla TASI, sulla TARSU. E poi appunto c'è lo sportello bancario del quale mi occupo io.